Crisi nera per la Salernitana, il tonfo casalingo col sorrento di Gianni Simonelli pregiudica i piani della formazione allenata da Breda, che in 9 giornate di campionato ha racimolato la miseria di soli 6 punti. Con lo sorrento finisce 4-1 in favore degli ospiti, che espugnano la Rechi grazie a una prova limpida e autoritaria. Dal canto suo, la Salernitana deve recriminare per i troppi errori commessi in fase difensiva. Salernitana schierata in campo col 4-3-3, Sorrento risponde col 4-4-2, parte subito bene la compagine costiera che al secondo minuto si fa vedere dalle parti di Polito con una conclusione di Paulinho. La Salernitana risponde con Merino all'undicesimo, ma il fantasista peruviano non trova la zolla giusta per beffare l'estremo difensore ospite. Al 16° minuto il Sorrento rifila il primo schiaffo e granata con Carlini, ben innescato in area da manco e bravo a siglare il gol del momentaneo vantaggio costiero. Lo sbarione difensivo granata non taglia le gambe ai padroni di casa, che al 20° mettono a segno il gol del pareggio con Ragusa, pescato da Carus con un preciso lancio e bravo a vincere il duello con Rossi gonfiando la rete ospite. Il pareggio rianima per qualche minuto gli uomini di Breda, che sembrano più in palla, ma è la stessa Salernitana ad inguaiarsi la vita alla mezz'ora, quando Legittimo è in area di rigore bracca Erpen in chiara occasione da rete. Per l'arbitro non ci sono dubbi, calcio di rigore ed espulsione per il difensore granata. Sul dischetto Paulinho trasforma magistralmente e porta i suoi sul 2-1. Al 33° Breda cambia lo scacchiere tattico dei suoi, chiamando in panchina Merino per Legittimo, ma sarà una sostituzione contestata. Nella ripresa la Salernitana si smarrisce del tutto e così il Sorrento ne approfitta per mettere in cassaforte il successo, andando in gol in 2 circostanze nel finale di gara. Prima al 36° con Pignalosa, poi al 40° con Paulinho, bravo a siglare una doppietta in gara. Salernitana umiliata esce dal campo tra i fischi dopo una prestazione che mette in bilico la posizione di Breda sulla panchina granata. Per la Salernitana un'altra beffa in campionato che rende amaro il Natale della torcida granata.